Lo stabilimento di Atessa è stato inaugurato nel 1981 dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e dall'avvocato Giovanni Agnelli. Attraverso questi 42 anni di storia sono stati prodotti in questo stabilimento più di 7 milioni e 300 mila veicoli, brandizzati come Fiat Professional, Peugeot, Citroen, Opel e Vauxhall. Attualmente la produzione giornaliera è di circa 1200 veicoli, del quale l'85% viene esportato in tutto il mondo. In questo stabilimento oggi lavorano circa 5000 persone, che sono veramente il fulcro dello stabilimento. Il processo produttivo si divide in tre fasi: lastratura, verniciatura e montaggio. La lastratura è sicuramente quella più capital intensive. Le lamiere vengono assemblate tra di loro attraverso un processo automatico, dove comunque la parte umana resta fondamentale. Si passa quindi alla verniciatura, dove le lamiere ormai assemblate in scocca vengono verniciate, per poi andare al montaggio, dove l'uomo è il centro del processo e fa sì che venga realizzato questo prodotto. Lo stabilimento di Atessa è quindi il fiore all'occhiello del territorio ed è sicuramente la realtà produttiva più importante della regione Abruzzo. Ci troviamo ad Atessa, uno stabilimento simbolo di Stellantis in Italia, uno stabilimento che da oltre 40 anni sancisce la cooperazione dei nostri brand ben prima del merge tra PSA e FCA. Qui si costruisce da oltre 40 anni il nostro large van in diverse generazioni. A ottobre abbiamo lanciato Stellantis Pro One, la nostra organizzazione globale rivolta esclusivamente al business dei veicoli commerciali. In Italia Stellantis Pro One è leader di mercato con il 45,5% di quota e nel segmento specifico dei large van con il 43,8%. All'interno del mercato italiano, Fiat Professional è il leader con 26,1% di quota e il Ducato è leader nel suo segmento di appartenenza con il 29,3% di quota. Dopo il lancio di Stellantis Pro One lo scorso anno, siamo ora in execution mode e stiamo lanciando i nostri 4 veicoli del segmento dei large van: Fiat Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Opel Vauxhall Movano. Questi 4 veicoli avranno importanti aggiornamenti sotto il profilo dei propulsori, con un nuovo battery electric vehicle con oltre 420 km di autonomia e nuovi motori diesel ad elevata efficienza per ridurre i consumi di emissioni di oltre il 7%, una nuova interfaccia uomo-macchina e sistemi di aiuto alla guida aggiornati che arrivano fino al livello 2 di guida assistita, il più avanzato oggi sul mercato dei large van.